Introducing Royal Caribbean's newest ship, Icon of the Seas, the ultimate family vacation. The ultimate six slides, eight neighborhoods, zero compromise vacation. The ultimate never done that can't wait to do it vacation. The ultimate chillin' by a different pool every day of the week vacation. This is the Icon of Vacations. Icon of the Seas. Arriving in 2024. Book today. Come seek the Royal Caribbean. Ship's Registry Bahamas. Level up your listening with Bose Comfort Ultra earbuds and headphones with immersive sound and world-class noise cancellation for a not-so-silent night. Visit Bose.com/slash/Spotify to shop sound that's more than a present. Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at HM. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store o at hm.com. La voce degli eroi, ma anche la voce dei protagonisti, così possiamo tradurre questo Eros, possiamo dargli più significati, e non è solo il titolo del brano, ma proprio il titolo dell'album. Quindi. Non serve neanche un esperto traduttore per capire, già a un ascolto a primo impatto, che questo concept album di Lil Baby e Lil Dark insieme vuole essere una presa di coscienza, vuole essere un racconto sincero che va oltre. E infatti in questo brano ci sono frasi come prenditi cura della tua famiglia, come non voglio più fare altra galera ne ho fatta troppa è un disco in cui i due artisti si fermano si guardano dentro e ti danno la loro versione dei fatti ma lo fanno in maniera sincera col cuore in mano è un racconto interiore vero senza calugne avete presente quel momento nella vita in cui si ha la sensazione di avere un momento di lucidità perché la vita è piena di orgoglio di pregiudizio è piena è, è, è un continuo difendersi la vita. Ecco, poi c'è un momento in cui tu puoi lasciarti andare, remi in barca, in cui accade qualcosa, quel fatto che magari ti tocca, quel fatto che ti ci fa rimanere male e che ti fa passare la voglia di tutto, ti fa solo venire il desiderio di sederti e di, e, e di guardare la vita con altri occhi. Ecco. E ciò che accade probabilmente in questi due artisti, quando si sono guardati e hanno detto facciamo un joint album, ok? Come lo vogliamo fare? Ecco, facciamolo prendendo quel momento di lucidità, quel momento in cui si ha la sensazione di vedere le cose come stanno. Mario Venuti direbbe, e c'è stato un momento in cui mi è sembrato capirci qualcosa. Ecco, quando i pianeti si allineano. Ed è lì che c'è la voce dei protagonisti. Questo disco, eh, se fosse una parte di un film, sarebbe la voce narrativa. E così è: qui non è che si raccontano fatti, ostentazioni o roba di questo genere, cioè, è solo il messaggio disperato, è quasi un testamento interiore, artistico e sociale di queste due eh, facce importanti della musica internazionale. Perché oggi un joint album di questo livello non è, cioè, è una responsabilità per molti artisti. Non c'è responsabilità, fai musica, dici il cazzo che ti pare perché per me prendere, la, prendere le proprie responsabilità vuol dire anche raccontare le parti più, di se, più intime di sé eh, in maniera magari che può essere fraintendibile, ok? O okay, che ci sta che io magari racconto certe cose difficili, pesanti e che magari le persone mi fraintendano e un ragazzino possa eh, per imitarmi fare una brutta fine, ma se io sono sincero, quando è che secondo me tu non ti assumi le tue responsabilità di artista e di persona a livello intellettuale quando tu racconti una menzogna quando ostenti un qualcosa che sai benissimo che non vale un cazzo e invece questi due artisti si sono messi insieme e hanno detto: Facciamo una cosa differente, facciamo un lavoro e lo percepisci dal flow. Non è cioè, ragazzi, il flow non mente, cioè, non è più un discorso di eh, camuffare la voce per fare i fighi No, no, ragazzi. Qui si parla di flow, Inokines lo chiamava flusso, diceva che era tutto lì, non, non è un caso, tu dal flow puoi capire la, la persona, è come l'aura per, un, per uno di Dragon Ball, il chakra, Naruto, è così. Tu da, da, dal modo in cui prendi il microfono si capisce il tuo dolore, perché è dal dolore che parte questa roba, anche quando diventa una pagliacciata e questo mi piace il fatto che io sento il beat parte ho già i brividi sento il flow ho i brividi ancora più forti vado a leggere la traduzione e dico ok ora capisco perché la voce dei protagonisti o oh, la voce degli eroi e allora a quel punto dico che okay, questo è il concept album un disco in cui io cerco di dare un messaggio e resto fedele a una certa base di ciò che sto dicendo ed è importante che due Grosse della musica worldwide escano con un joint concept album, così li ringrazio e me, lo, e me lo godo con piacere perché comunque è un progetto che può dare il buon esempio. E anche se poi, alla fine, alla fine dei conti, ognuno fa quello che gli pare, e il trash, l'effimero eh, tocca sempre di più chi ascolta e chi produce. Alla fine, cioè tocca nel senso che arriva a più persone, alla fine ogni volta che un artista importante si ferma, si interroga e fa un brano col cuore, ecco, eh, potrebbe essere l'inizio di una nuova era. Poi non è mai così, ma io non conto, eh, non do valore a un uomo per le volte in cui non è riuscito, ma per le volte in cui ha provato. E questo disco è un bel tentativo. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.